Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono pronto a far sbarcare anche i miei fantastici pancake anche qua su YouTube, ragazzi. E allora, se stavate cercando una ricetta per i pancake, avete trovato la miglior ricetta che potevate trovare. È il mio primo video ricetta sul mio canale, quindi devo prendere dimestichezza con la videocamera e tutto quanto. Quindi ci proviamo. Porto subito una delle mie migliori ricette, è molto veloce, molto semplice ed è spettacolare. Ci proviamo, ragazzi. Due uova intere per partire. Divideremo i tuorli dall'albume, soltanto perché con i tuorli faremo una crema da mettere all'interno. Quindi separiamo i tuorli, eccolo. Poi iniziamo a pesare. Bilancia. Anche la bilancia è da rivedere. Io aggiungerò 50 ml d'albume. Non monterò l'albume, un'altra versione, poi le rivedremo. Ci sono tanti modi per preparare il pancake, naturalmente. Un'altra versione è anche ad albume montato che lo rende molto più morbido e lo farà lievitare un pochino di più. Per fare una cosa base, non monteremo l'albume. Aggiungeremo, per farlo più morbido, volendo, un po' di yogurt. Metterò proprio 50 grammi di yogurt e rende l'impasto un po' più morbido. 50 grammi. 50 ml di latte. Farina d'avena, ragazzi, qua ho a disposizione, cioè a portata di mano, ho brownie al cioccolato e torta al limone. Torta al limone è una delle più buone in assoluto su Prozis, una delle più buone in assoluto e la utilizzeremo. Per non usare soltanto, oggi ne metto due perché voglio anche un po' di cioccolato, quindi faccio brownie al cioccolato e torta al limone. Ogni tanto ne unisco due. Faremo metà lemon pie, ho anche misurino, oddio, ho buttato tutto per aria. 70 grammi di avena totali, quindi 35, proprio precisi, 35 di farina d'avena tutta al limone e non usate il misurino perché fate prima e altri 35 grammi brownie al cioccolato. 70 totali, perfetto. Ho fatto un casino, rende sempre un pochino più buono un po' di cacao, così facoltativo anche questo, io metto 10 grammi di cacao, perfetti. Goccio di caffè sempre a occhio. Gli impasti non lo contate. Non sarà contato. A occhio. Dai, vabbè. La bilancia era accesa, sono 10 ml. 10 grammi che corrispondono praticamente a 10 ml. Sì, faremo la versione anche con l'albume montato che sarà da appunto montare a parte ed aggiungere all'impasto. Lo rende molto morbido. Allora, impasto praticamente pronto. Aggiungeremo. Per farlo lievitare un po', se avete raga un po' di lievito, un po' di... io uso l'idrolitina, se avete bicarbonato... bicarbonato e limone è la variante che preferisco meno perché cambia troppo il sapore al pancake, cambia troppo il sapore all'impasto. Anche l'idrolitina, infatti mettetene proprio 2 o 3 grammi. Troppa idrolitina vi cambia un pochino il sapore. O se no una punta di lievito, non succede niente. Succede niente. Un goccino d'acqua sopra l'idrolitina, io di solito ce la metto perché almeno la attivate. E poi la mischiamo con l'impasto. Ragazzi, possiamo già andare in cottura. E intanto adesso vedremo anche come preparare la crema all'interno. Neanche un flex ho fatto ancora. Oh. Sono un po' più appannato adesso, non ci guardate. Andiamo. Non so benissimo dove mettere la videocamera. Va bene lì? Va bene là, speriamo. Mi taglia un po'. Mi taglia un pochino. Allora. Ci siamo ragazzi. Scelta del pentolino. Allora, in base a quanto vorrete alto il pancake, dovrete appunto decidere che pentolino utilizzare. Più sarà stretto e alto, più vi lieviterà, più verrà appunto alto il pancake. Quindi a ciccio pancake o chiamatelo come volete. Questo qua è un pentolino da diametro 12 cm. Se no, se utilizzerete naturalmente una padella molto più grande, si distribuirà di più l'impasto e quindi verrà di conseguenza un po' più sottile. A me spesso piacciono un pochino più voluminosi, un po' più alti, quindi uso questo pentolino qua. Prima di versare l'impasto dovrete scaldare molto bene il pentolino dovrà essere molto caldo. Se versate l'impasto che il pentolino non sarà abbastanza caldo, si attaccherà. Utilizzate per sicurezza il fornello più piccolino che avete. Vi ho detto, queste le domande che mi vengono fatte ancora adesso, tutti i giorni, nonostante sono 2 anni che faccio i video per i pancake, quindi le ripeto. All'inizio alzate la fiamma tranquillamente, così che si scalderà. Una volta che il padellino è molto caldo, abbassate al minimo la fiamma e versate l'impasto. Allora, ragazzi, ci servirà dopo ricambio la postazione della videocamera. Ci servirà strumento fondamentale, versare l'impasto. E con questo non sprecheremo neanche un grammo di impasto. Fondamentale. Buonissimo. Ci siamo. E
Fondamentale naturalmente coperchio. Ci ho preso? Perfetto. In questo caso ci vorranno circa 10 minuti da un lato, abbondanti, e qualche minuto poi dall'altra. Non lo giro fino a che sopra non si sarà un po' solidificato e fino a che non si staccherà da solo praticamente. Non dovete toccarlo fino a che non si stacca, non lo forzate. In questa maniera qua, una volta che sarà pronto per essere girato, si stacca da solo, veramente. Quindi non lo forzate, si distruggerà. Intanto ragazzi, prepareremo la crema. Allora, oltre ai due tuorli ci serviranno 120 ml di latte. Per addensare un po' servirà appunto un piccolo addensante che di solito io utilizzo, o l'amido di mais o la fecola di patate. Dai 5 ai 10 grammi, per farla un pochino più densa ne utilizzerò 10 grammi. Per farla assomigliare ancora di più a una specie di crema pasticcera fit, una scorza di limone. Bisognerebbe evitare di prendere il bianco, proprio in superficie andrebbe tagliata. Perfetto, scorza di limone. Comprato apposta ieri per l'occasione perché me lo stavo dimenticando. Ci siamo, non utilizzeremo lo zucchero, quindi alla fine aggiungeremo un po' di dolcificante. Fiamma medio-bassa e girare costantemente l'impasto fino a che non si sarà addensato sostanzialmente. E basta, ci vorranno proprio un paio di minuti, guardate. Partiremo da questa consistenza e giriamo, fermati pentolino, e stiamo dietro all'impasto fino a che appunto non si sarà addensata, sceglieremo quanto addensarla. Cioè con questo pancake mi sono reso la dieta più che sostenibile, soprattutto grazie a questo, a dir la verità, negli anni, è stato il pasto che ho sfruttato molto, sì. Allora, so che stiamo utilizzando farine d'avena aromatizzate. Dovete essere consapevoli del fatto che appunto un alimento con aromi e eventuali coloranti o un conservante in più non sono naturalmente tra gli alimenti più salutari in assoluto. L'avena è un ottimo alimento, fa benissimo, ha delle proprietà fantastiche. Se presa senza alcun tipo di aroma, cioè così al naturale, sicuramente meglio, l'alimento più salutare, tra i più salutari del mondo. Però è mangiabile, quindi ecco. Utilizzo spesso queste aromatizzate o almeno in minima parte per rendermi la dieta più sostenibile, sì, perché diventano pasti veramente buoni, raga. Quindi alternatela magari, utilizzo anche avena neutra mista a quella aromatizzata. Raga, già è pronta, guardate, oddio, ci abbiamo messo proprio 2 minuti, guardate che bella crema. Qualche goccia di dolcificante, ma proprio 3-4 gocce, poi più ne aggiungete più sarà dolce, però per non abusare dei dolcificanti. Aspettiamo che sia pronto il pancake. E ci siamo. Sopra si è praticamente addensato. Ci siamo. Proviamo a girarlo. Dovrebbe... Ce l'ho fatta! Un attimo ci ha messo! Aveva qualche dubbio anch'io, ma avete visto in faccia, ho detto no. Comunque, ecco, si stacca da solo. Ci siamo più o meno. Si stacca da solo. Lo giro e proprio altri 2 minuti dall'altro lato. Pensavo che non si staccasse, mi sono preoccupato. Perché ogni tanto succede che quando fai il video c'è un unico tentativo. Quando cucini tutti i giorni, ogni tanto succede che purtroppo magari non ci prendo, non si stacca, è successo qualcosa, lo giro troppo presto. Succede di tutto. Nel video ho un unico tentativo, mi deve andare bene per forza. Se no cosa faccio? Mi tocca rimettere su un altro impasto. Adesso aspettiamo 2 minuti e ragazzi torniamo sul tavolo che montiamo il pancake. Montiamo. E allora ci siamo. Dai, per essere il primo video su YouTube mi basta che venga decente. Aiuto, anche la presentazione non chiedo tanto, speriamo bene. Crema. Tagliamo. Dai, buono intanto, discreto. Mamma mia quanto scotta, potete farlo raffreddare un attimo, adesso per il video accelererò un po'. Potete farlo raffreddare, potete mangiarlo anche a freddo, potete anche montarlo, prepararlo e tutto, e mangiarlo anche domani, lo lasciate in frigo e lo mangiate il giorno successivo, anzi la crema fredda è anche più buona. Taglio al centro. Aiuto. Mi piace riempirlo in questa maniera. Cucchiaino. Riempiamo. Guardate che bella la crema. Mamma mia. Oh, no. Mamma mia. Guardate già che bello. Ditemi che già non vi ispira. Madonna quanto scotta. Fantastico. Guardate già se... Ditemi che non vi ispira già così.
Dai, bellissimo. Adesso aggiungeremo. Aggiungete ciò che volete. Io metterò, giusto per renderlo un po' più estetico, due palline di cioccolato. Due palline di cioccolato bianco. E una punta di burro d'arachidi al cocco. Le ultime due cose sopra non le conterò nei macro perché sono pochissime. Sono veramente pochissime. Proprio per renderlo solo un po' più estetico. Una sparata anche di sciroppo. Raga, per renderlo anche un po' più estetico a sto punto, visto che ci siamo, sciroppo, cioccolato e caramello. Sto iniziando a sudare comunque. Una sparata proprio sopra. Vabbè, lo rende sicuramente un pelo più estetico. E raga, ci siamo. Sì, dai, basta così. Potete aggiungere poi ciò che volete. Giusto, ragazzi. E ricordo che se vi fa piacere potete utilizzare Massi28 come codice sconto su Prozis per un 10% di sconto e qualche omaggio, se vi fa piacere, raga. E assaggiamo. Questo rimane il più buono in assoluto. Dai, guardate. Grazie a tutti, ragazzi, e al prossimo video. Ciao, raga.